gentilissimi follower della Fairy Family Film. Sì, lo so, è un po' tardino, nel senso che stiamo per fare la thriller reaction di The Batman, il thriller che è uscito alle 2 di notte stamattina, però alle 2 di notte stavo anche dormendo. Poi oggi c'erano i campionati italiani di ciclismo Marostica, sono andato a vederli insieme a qualche altro membro della mia famiglia, e quindi insomma, eccomi qui, la reaction la faccio adesso, spero che comunque possa interessare vedere come reagisco a questo trailer. Quindi mi taccio, non aggiungo altro e andiamo con la trailer reaction. Scotch. I'm your secret friend. Questo sta di commissario Gordon. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? Niente, vacca boia. Distrutto, distrutto. È infelice sul cadavere. Batmobile alternativa. Ma che dire, il trailer sembra indubbiamente figo e ci mancherebbe altro. È un trailer, se non è figo il trailer, nel senso se è sbagliato fare, è difficile fare dei trailer che non sono fighi e non ti attirino. Lo era anche quello di, non lo so, Justice League, Batman contro Superman, anche quelli erano trailer fighi che ti attiravano, quindi non vuol dire niente. Però insomma, il trailer è buono e devo dire che è buono. Sembra, diciamo, le due cose più accattivanti sono, primo, che sembra essere veramente, veramente dark, nel senso già il Batman di Affleck era particolarmente, particolarmente dark, cioè Ben Affleck era proprio decadente, enorme, grosso e sostanzialmente cioè, molto disfatto, molto, molto trasandato. E aveva il suo perché, aveva il suo perché. Pattinson qua, che ha diciamo quel peccato originale di Twilight nella sua carriera che sta cercando diciamo di espiare, è meno grosso, però diciamo ha quel qualcosa di vampiresco che va bene anche per fare Batman, perché comunque Batman pipistrello siamo sempre lì, siamo sempre lì, quindi c'è questa cosa che sicuramente gli giova. E sì, poi c'è qualcosa di un po' tigi, i capelli un po' untini, poi io parlo di capelli che non, diciamo, sì, non sono il massimo esperto di bordo, insomma, capitemi. E poi il cattivo mi interessa perché è un cattivo di cui non so niente. Perché cattivo, l'enigmista, cioè so il nome, so che sarà lui il cattivo del film, però da quello che mi ha fatto vedere il trailer, questo che parla quasi per indovinelli, in rim, dalle lettere, può venire fuori qualcosa di interessante, qualcosa di poliziesco, cioè ricorda quasi un po' una sorta di Seven. Ricorda, poi cioè, non andremo sicuramente lì, non è che sto parlando le due cose, però Seven c'era sto cattivo psicopatico che mandava gli indizi alla polizia sui sette peccati originali, così. Sì.
giocano bene il cattivo psicopatico che manda, diciamo, messaggi alla polizia, può essere una buona cosa, può avere del potenziale come cosa, però deve essere fatto bene. Il punto resta quello: il trailer figo, la cosa ha potenziale, la DC ha fatto parecchi passi falsi nella sua carriera, ma è pur vero che di recente, diciamo, ha fatto passi un po' meno falsi. Vediamo, speriamo che questo possa essere un film che prosegue un po', diciamo, la ripresa, la rinascita della DC. Altro da dire, non ho, vedete, vi piace questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, premete anche la campanella per essere aggiornati sui nuovi video della Fairy Family Film, recuperate gli ultimi video, in particolar modo vi invito a recuperare la recensione di Onward, se avete visto il film, se non l'avete visto correte a vederlo perché il film merita, poi guardate anche la recensione per vedere, insomma, gli approfondimenti, le riflessioni sia miei che di mio fratello che in questo momento è assente, noi ci vediamo al prossimo video della Fairy Family Film, ciao a tutti!